Empatia, l'abbiamo sentita tutti nominare, ma quanti di noi possono dire di esercitarla consapevolmente ogni giorno? L'empatia è una capacità fondamentale anche per fare della buona magia. Ed è curioso che facciano anche rima adesso che ci penso. Comunque, queste ragioni mi hanno spinto a mettere a punto un piccolo esperimento e per l'occasione registrarlo anche da un nuovo punto di vista. Se vi piace, ricordatevi di lasciare un pollice in su e un commento qua sotto e magari iscrivervi al canale per non perdervi le prossime uscite. Alla prossima! Ben ritrovato, sono il Dottor Santoc e questa è la tua prima esperienza immersiva nel mio Magic Lab. La psicologia l'ha dimostrato, esistono tanti universi quante sono le persone nel mondo. E questo perché siamo come delle isole, separati da un mare invalicabile. Ma non deve essere per forza così. E ho trovato il modo di provarvelo. Ho una manciata di monete in tasca, ecco, in particolare due vecchi penne inglesi e un mezzo dollaro americano. Ti chiedo di mettere le mani in questo modo. Perfetto, perché ora consegnerò un penne inglese nella tua mano destra, esatto, se puoi girarla anche verso il basso, perché adesso segno il penne inglese con il centesimo, moneta opaca con moneta opaca, rame con rame. Nell'altra mano invece ti consegno il mezzo dollaro americano, chiudi e gira per cortesia, perfetto, perché adesso segno, ecco qua, con la moneta australiana il mezzo dollaro, così abbiamo moneta lucida con moneta lucida, argento con argento e tutto è chiaro. Secondo te a questo punto riuscirò a far scambiare direttamente dalle tue mani le due monete? Prima lo sguardo che apre la via e al 3, 1, 2, 3, la magia. C'è di più, Dicevo che siamo come delle isole, separati in superficie da un mare invalicabile, ma nel profondo siamo tutti connessi. Infatti dove prima c'era il rame, adesso c'è l'argento fuori, ma apri la mano, anche dentro a combaciare. E questa è magia solo se dove prima era l'argento, adesso c'è il rame. E questa è la prova che siamo connessi anche a distanza. La psicologia chiama questo magico processo empatia e funziona più o meno così. Se io mi tengo la moneta di rame e ti consegno quella di argento, tu puoi sentirne il peso specifico, ma piano piano comincerà a sembrarti come la mia, come quella di rame. E questo ovviamente solo se io, nella mia mano, ho quella di argento. E possiamo farlo anche all'inverso. Se io continuo a tenere la moneta di argento, ti faccio sentire quella di rame. Senti il suo peso specifico e guarda la moneta mentre ti cade nella mano cambiare con quella d'argento. E questa ovviamente è magia solo se quella che io prima avevo in mano adesso si è trasformata nella moneta di rame. Ma voglio dimostrarti che questa è davvero magia. Non farò niente. Terrò la moneta d'argento con la moneta d'argento, la moneta di rame con la moneta di rame. E adesso sarai tu a fare la magia. Ti chiedo di mettere la moneta di argento sul mio pugno. Perfetto, la stessa cosa con la moneta di rame. Molto bene. Prima lo sguardo che apre la via, poi lo scambio delle monete. E al 3, la magia. 1, 2, 3. E se adesso è davvero magia, dove prima era l'argento e adesso hai messo il rame, anche dentro, è arrivato il rame. Ma questa è il potere dell'empatia solo se dove prima c'era il rame, adesso c'è l'argento. E anche dentro è l'argento. Signore e signori, questa è la vera e unica prova del potere dell'empatia.